Presidente, dentro ha parlato anche di nucleare, quindi intanto le volevamo chiedere, insomma, di ribadirci quella che è la sua posizione, poi volevamo capire anche se secondo lei la Lombardia sarebbe anche pronta ad ospitare queste nuove strutture di nuova generazione di cui ha parlato. Sì, il tema del nucleare è un tema che Asso Lombarda sta portando avanti da diversi anni, io ne ho già parlato nelle ultime due assemblee, quindi sia nel 22 che quest'anno. È un tema per noi fondamentale se noi vogliamo arrivare ad avere una sicurezza e un'indipendenza energetica per non trovarci più nella situazione in cui ci siamo trovati negli anni passati. E secondo tema poi molto importante, se vogliamo affrontare la transizione ambientale in maniera seria e raggiungere gli obiettivi del 2050 come l'Europa si è data, il nucleare è assolutamente fondamentale, quindi non nella sua totalità, integrandosi con le altre tecnologie, con le rinnovabili, con l'idrogeno, coprendo una parte tra il 10 e il 20% delle necessità, quindi per noi assolutamente sì. Su dove farlo, le nuove tecnologie sono degli small modular reactor, come dicevo, sono dei reattori che vengono addirittura assemblati presso le aziende che li costruiscono e poi dopo portati nei luoghi. Hanno un impatto molto basso anche dal punto di vista visivo, perché la parte che spunta dal terreno non è sicuramente più alta da quella che è una normale azienda, quindi sono poco impattanti, e io penso che naturalmente ci sarà spazio anche per averle in Lombardia, perché serviranno soprattutto per quelle aziende che sono particolarmente energy intensive, e noi di aziende energy intensive ne abbiamo diverse nel territorio. Guarda il tema della guerra in Medio Oriente, la paura di nuovi rincari energetici si è un po' affievolita in queste ultime settimane o ancora vivida e presente? Se sì, che cosa bolle in pentola? Ma allora, innanzitutto ci auguriamo che i conflitti terminino prima di tutto da un punto di vista umanitario. Dopodiché non abbiamo grandissime preoccupazioni, gli stock sono degli stock che sono tutti ai livelli massimi, e quindi siamo abbastanza tranquilli. Dico abbastanza perché poi dopo non si può mai sapere come sarà l'inverno e quindi quali saranno le richieste. Ed è per questo che il tema dell'energia è un tema nazionale, anzi maggiormente dovrebbe essere un tema europeo, perché la sicurezza energetica è fondamentale per mantenere un livello competitivo delle nostre realtà, e da qui la necessità di investire su nuove tecnologie. Quindi diciamo che c'è un moderato ottimismo per adesso, però noi non dobbiamo dimenticare che se prima il gas ci arrivava dal tubo russo, oggi ci arriva dall'Algeria, ci arriva dal Qatar, ci arriva da un altro paese che comunque è vicino al conflitto tra Hamas e Israele. Sono tutte situazioni a rischio, e dato che l'energia è troppo importante per il nostro paese, noi dobbiamo cercare di arrivare ad un livello di sicurezza che sia maggiore rispetto a quello che abbiamo oggi, affidandoci a dei partner che sì, in questo momento ci fanno star tranquilli, però in futuro la situazione potrebbe essere diversa.